posso capire che molte volte quando una persona dice la propria verità sia scomoda. Poi basta che venga fatto con educazione, quindi vivo la coscienza pulita, mi sento una persona molto rispettosa. Poi tanto io me ne frego, perché comunque io so benissimo chi sono, ognuno di noi sa benissimo chi è, quindi non vi fate... Allora, a me scivola addosso, siete carine perché mi dite fregatene. Sì, me ne frego, però vado a vedere la cattiveria di certa gente in cui io, esempio, ho parlato, ho toccato un tasto molto importante, l'anoressia, che non ha riguardato solo me, ma molte altre ragazze, o di bulimia, o di qualsiasi problema o disturbo alimentare abbiano. Non se lo sono fatto. Per farvi capire la pochezza delle persone che hanno letto, ma non si sono soffermate sui contenuti. Si sono soffermate sul fatto, ah vabbè, lui la persona con la quale stai non è del mondo dello spettacolo. Questo io capisco che c'è gente che ha bisogno di vedere, cioè, la pochezza. Io non stavo parlando di quello, anzi, è stata una delle prime volte in cui mi sono aperta con un'intervista, ho detto perché no, sì. Comunque detto ciò, ho capito che c'è anche gente molto intelligente che ha capito ciò che intendevo dire. La cattiveria, la falsità, ragazzi, vivete in un mondo di finzione, e se siete già voi primi finti dietro una tastiera. Meno male che non devo mangiare nel vostro stesso piatto. Ragazzi, non pensate che più articoli sono quelli che vi permettono di mangiare, no, però una cosa che pretendo e mi aspetto è rispetto proprio umano, l'umanità manca.